Noi siamo venuti oggi, abbiamo invaso l'assessorato pacificamente, dopo quello che è accaduto ci ritenevamo giusto e opportuno fare in modo che la città di sotto, così che è stata soprannominata, dicesse la propria. Sulla nostra pelle, sulla pelle degli operatori sociali, sulla pelle dei migranti, sulla pelle di chi vive l'emergenza abitativa in città, sono stati sperperati fondi e soldi in barba a qualsiasi strumento pubblico trasparente e partecipato. Noi oggi siamo venuti qui a chiedere le dimissioni dell'assessore Cutini, che tra l'altro chiediamo da tempo, perché al di là delle responsabilità penali che la magistratura ha individuato, crediamo che ci sia una responsabilità politica molto ampia che riguarda l'accentramento delle risorse e delle decisioni per quanto riguarda la gestione dei fondi delle politiche sociali. Fin quando ci sarà sempre qualcuno che deciderà, ci sarà sempre qualcuno che potrà corrompere. Quando questo meccanismo sarà invertito e sarà la città trasversalmente a decidere come, dove e come e cosa finanziare le politiche sociali, ci sarà trasparenza, partecipazione e soprattutto protagonismo delle comunità che vivono le politiche sociali non in termini di assistenza, ma che la vogliono vivere in termini di riscatto sociale. Credo che, non voglio dire, non siamo noi che chiediamo le dimissioni. Io credo che noi dobbiamo denunciare dei fatti e sulla base di questi fatti ognuno prende le proprie decisioni, sapendo che però noi chiediamo che questa struttura, questo assessorato in particolare, deve essere gestito da persone competenti che devono sapere con chi allearsi, con quale parte di società civile organizzata allearsi e soprattutto con i cittadini si deve alleare. Ebbene, noi rappresentiamo questa parte, rappresentiamo la parte che ha denunciato ieri e che oggi sta ancora in frontiera, perché molti dei progetti e dei servizi che noi siamo, che ogni giorno noi attiviamo, sono esattamente quei servizi che rendono possibile ancora la coesione sociale di questa città. Va fatta una pulizia profonda e in cui però va ribadita la centralità del governo dell'amministrazione pubblica. Quello che è mancato in questi anni, perché erano tutti molto probabilmente impegnati a ricevere soldi piuttosto che a fare controlli e a dare indicazioni di merito, politiche, di progettualità, di programmazione degli interventi sociali.